il Pineto trova la prima vittoria della sua storia in Serie C, 1-0 contro il Rimini. I biancazzurri però devono soffrire per 88 minuti prima di poter esultare. La neopromossa teramana torna a muovere la classifica dopo il KO di Ancona e lo fa nel modo migliore possibile, piegando quella che sarà alla distanza una diretta concorrente per la salvezza. Pronti via due occasioni clamorose per i padroni di casa tra il 10° e il 13°. Prima Pellegrino e poi Gambale calciano addosso al portiere romagnolo, che indovina i tempi dell'uscita ma ringrazia gli avversari per la mancanza di precisione. Dopo l'exploit iniziale, con il passare dei minuti il Pineto si abbassa e concede spazio al Rimini, che al 19° sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Gorelli sugli sviluppi di un angolo. La formazione romagnola prende in mano la partita e prima dell'intervallo va vicinissima al vantaggio con Morra, fermato da una straordinaria parata di Tonti, e poi con Lamesta, fermato ancora una volta dal portiere di casa. Prima di andare a riposo però è grave l'ingenuità di Semeraro, che colpisce Teraschi al volto e lascia i suoi in 10. Nella ripresa gli ospiti provano a gestire le energie e il risultato. Il Pineto fatica a riprendere il sopravvento in campo, ma ci riesce dopo le sostituzioni di Amaulo, soprattutto dopo l'ingresso in campo nel finale di Giambè, che sulla destra mette in grande difficoltà il Rimini e dà il là all'azione della vittoria. Il suo cross basso attraversa l'area e diventa un assist per Volpicelli, che dalla sinistra di prima con il piatto la piazza nell'angolino opposto, lasciando impietrito il portiere riminese Colombo. Passa un minuto e Volpicelli ci riprova, tiro a giro e palo. Il Rimini con orgoglio ci prova fino alla fine. Al 96° da un angolo Ubaldi trova il pari, ma calcia da posizione irregolare ribattendo una corta respinta di Tonti. Per il Pineto sospiro di sollievo ed è tempo di festeggiare una serata storica.